Dopo l'addio di Zeman per motivi di salute comincia il nuovo corso affidato al vice Giovanni Bucaro. Tanti rientri in difesa a Brosco, Di Pasquale, Milani a centrocampo, Aloy, soprattutto Tugnov, play da Gasso davanti Merola nel tridente completato da Cuppone, Cangiano, Meazzi parte dalla panchina, Lucchese priva di capitan Tiritello per squalifica dell'attaccante ganese Yeboah causa infortunio, Gorgone cambia gli esterni di centrocampo, giocano Fazzi e De Maria in attacco, Rizzo, Pinna e Di Santo a supporto di Magnaghi. Qui proprio Magnaghi, una sponda bellissima per il numero 11 Di Santo, ex Siena, che apre troppo il compasso. Clamorosa palla gol fallita dall'11 rossonero. E poi il Pescara che reagisce. Aloy porta il pallone nella metà campo della Lucchese. La verticalizzazione, il taglio di Cuppone, la traversa clamorosa. Davvero sfortunato nella circostanza l'attaccante del Pescara. Siamo proprio al 20° minuto. Muove bene il pallone il Pescara in questa fase. C'è il colpo di testa di Tugnov, anzi di Brosco. La palla termina al lato. Poi Milani, il cross, la frustata di testa. Un grandissimo gol. Merola, nona rete in questa stagione al 24° minuto nel corso del primo tempo. Sono 5 reti nelle ultime 6 partite disputate dalla classe 2000. Ottimo il cross, un invito morbido di Milani e la frustata di testa all'incrocio dei pali di Merola. Poi c'è questa reazione della Lucchese, sterile in realtà, con Benassai che è il capitano della formazione toscana, blocca facilmente il portiere Plizzari. Siamo al 44°, ancora in avanti il Pescara con questo cross ancora di Aloy, colpo di testa di Cangiano che sfiora il palo della porta, difesa da Chiorra. Dunque Pescara ad un passo dal 2-0 nella ripresa, meglio la Lucchese, almeno inizialmente c'è questo tentativo. Il numero 7 Rizzo Pinna che poi sarà avvicendato, la Lucchese passa al 4-2-3-1 di inizio stagione. In realtà grandissima opportunità per Magnaghi, piuttosto casuale, punta del piede destro, grande parata di Plizzari che chiude la porta. Siamo al 58°, vediamo il tentativo di Aloy che aveva scambia con Cuppone, la palla termina altissima sopra la traversa della porta difesa da Chiorra. Il calcio di punizione per la Lucchese, siamo al 67°, guadagna, entrato in corso d'opera, ex Paganese, sinistro a giro, il palo salva la porta di Plizzari e poi tutto fermo per la posizione di fuorigioco di un attaccante della Lucchese. Al 74°, reagisce il Pescara, entrato in corso d'opera Franchini, ispirato da Merola, una grande azione, un grande spunto, la palla termina di un soffio al lato, poi ancora Franchini, la respinta e c'è il sinistro di Merola, parata da parte del portiere Chiorra, molto reattivo nella circostanza, il classe 2001 ex Taranto e Mantova. E poi la clamorosa opportunità fallita, davvero un regalo quello di Merola che praticamente passa al portiere avversario, finisce 1-0 per i biancazzurri. Comincia con il sorriso il nuovo corso affidato a Giovanni Bucaro. Pescara 1, Lucchese 0, gol di Merola.